Buonasera, siamo al secondo dei due dibattiti previsti questa sera all'interno della Sala Blasco del Comune di Sciacca nell'ambito del Festival del Gusto Siciliano. L'argomento sarà percorsi naturalistici e legame con il turismo. Vi presento le persone che parleranno di questo argomento. Comincio alla mia sinistra con il mio collega Michele Termini, giornalista di Teleradio Sciacca. Accanto a lui l'architetto Giuseppe Mazzotta, che è qui sia come rappresentante dell'Ordine degli Architetti, che sostiene questa iniziativa del Festival del Gusto Siciliano, ma essenzialmente come responsabile del WWF Area Mediterranea, così vi chiamate, no? Allora si toglie la giornata. Visto che, come diceva l'assessore Di Mino molto opportunamente, il tema si presta anche a una chiave di interpretazione ambientalista, perché questi luoghi, se non vengono difesi, purtroppo non aiutano a raggiungere l'obiettivo che ci si prefigge. Accanto a Giuseppe Mazzotta saluto Giuseppina Migliore, docente di Consumer Behavior and Food Marketing presso l'Università di Palermo. Accanto a lei la dottoressa Angela Cannizzaro, dottoressa di ricerca in scienze agrarie, alimentari e forestali. Poi il professor Gianni Antonio Domina, docente di botanica ambientale applicata presso l'Università di Palermo. E torna, molto gradito ospite, il dottor Giuseppe Di Mino, dirigente del multifunzionalità e diversificazione in agricoltura della regione siciliana. E allora, percorsi naturalistici e legame con il territorio, il tema evidentemente ha un valore fondamentale, come poco fa sosteneva anche l'assessore Di Mino, rispetto a questo sviluppo dell'enogastronomia di alta qualità, perché quando si dice le aziende agricole devono anche vendere, tra virgolette, il territorio, ci si riferisce ovviamente anche alla possibilità di far vivere a chi decide di visitare un luogo per le sue peculiarità anche quella parte di territorio che è legato anche alla storia, alla tradizione, soprattutto di quella rurale. E qui mi posso riferire anche alla storia dei bagli, di cui il territorio di Sciacca è particolarmente ricco. Ovviamente sono luoghi irraggiungibili attraverso itinerari che sono specifici, che chi conosce il territorio ovviamente è in grado di studiare, di elaborare e di proporre anche ai visitatori. In questa direzione è ovvio che bisogna industriarsi, bisogna che le aziende agricole che si propongono ai visitatori possano offrire anche questo tipo di esperienza. Tutto rientra nell'ambito della valorizzazione dei prodotti dell'agroalimentare, e però anche attraverso la conoscenza dei luoghi, perché, come si diceva nel dibattito precedente, ciascuna regione, ciascuna località ha delle peculiarità, bisogna però saperle raccontare, saperle proporre a chi visita questi luoghi. Io voglio approfittarne, proprio cominciando da Michele Termine, a cui chiedo di munirsi del microfono. Ecco Michele, io ho partecipato anni fa ad una tua dimostrazione in cui ci raccontavi proprio i luoghi, che sono luoghi straordinari, anche unici del nostro territorio, però si è rischiato di perdere di vista il valore di questi luoghi, secondo il tuo giudizio? E poi insomma ti chiedo anche di fare il punto sul valore reale, storico e naturalistico. Guarda, ogni territorio della nostra regione ha delle sue peculiarità, spesso anche uniche, perché la nostra regione è un caso particolare dal punto di vista geologico, dal punto di vista paesaggistico. Cioè, se tu pensi che dalla provincia di Siracusa all'Altopiano Ebreo, alle Madonie, oppure all'Etna, oppure a noi, il centro della Sicilia, è completamente diverso. Ma se tu vai in Francia, faccio un esempio, ti percorri o vai in Germania o in altre parti, tu farai centinaia di chilometri e vedrai sempre lo stesso paesaggio, lo stesso territorio. E qui invece, in giro, diciamo, di pochi chilometri, hai una differenza di paesaggio, di suoli, di territori completamente diverso uno dall'altro, per cui chi dice che la Sicilia in realtà è un continente lo sbaglia, dice la verità, perché
lo è già sul piano geologico. Noi siamo da un lato Africa, dall'altro lato siamo Europa, per fare un esempio, non si vede, ma se guardiamo le rocce lo sappiamo che è così. Allora, in Sicilia che cosa è successo? C'era un attrattore unico in Europa, che è l'Etna, un vulcano che è, diciamo, facilmente visitabile, che attrae perché spesso è in eruzione, quindi è un elemento che indubbiamente invita i turisti a frequentarlo. È un luogo per le sue caratteristiche di essere molto alto e che dove qualunque attitudine tu ti puoi, vedi montagna ma vedi anche il mare, non è facile trovare qualcosa del genere. Quindi l'Etna è sempre stato un grande attrattore dei turisti che sono venuti nell'isola, che si sono sempre occupati, diciamo, dell'entroterra. Io non parlo delle coste, non parlo del mare, perché quello è sempre stato il punto di riferimento per chi è venuto in Sicilia. Perché venivano in Sicilia? Perché c'era il mare, c'erano le spiagge. Ovviamente noi abbiamo fatto di tutto per rovinarle, giusto? E quindi, e ti devo dire che girando nel Mediterraneo senza pensare ad altri paesi, ci sono isole che hanno luoghi molto più belli della Sicilia, bisogna essere, e le hanno saputo sfruttare bene da questo punto di vista. Penso alla Grecia, alla Turchia, a Cipro per fare un esempio, anche qua dall'altro lato del Mediterraneo, la sponda africana, insomma, hanno saputo sfruttare meglio questa cosa senza, come dire, aggravare dal punto di vista ambientale, paesaggistico, le zone costiere. Ovviamente anche loro hanno fatto delle porcate, perché basta vedere quello che sta succedendo negli Emirati Arabi per capire quello che stanno facendo. Però attrae, i soldi ci sono, costruisci il moderno, non hai niente da dire. Ma ritorniamo a noi, quindi l'Etna che è stato il vero punto di riferimento. E non è che gli altri luoghi, penso ai Nebrodi, penso alle Madonie, penso ai Ponti Sicani, penso anche alle nostre isole, non siano mai stati elementi di attrattori di turisti. La gente veniva, ma guardava, sì, ma non aveva. Poi piano piano, devo dire, da circa una trentina d'anni, cioè da quando la regione Sicilia si è dotata di un piano di parchi e riserve, finalmente cercando di tutelare le aree ambientali più belle e più interessanti, almeno quelli che si erano salvati dal disastro degli anni 60-70, e piano piano qualcuno ha pensato che era giusto fare conoscere le proprie zone. Una delle zone che è partito bene erano state le Madonie, che hanno sempre attratto, anche per la questione della neve, c'erano gli impianti di sci, poi sai, siamo in Sicilia, gli impianti di sci non funzionano, e quindi da anni che hanno rifatto le impianti ma non funzionano lo stesso. Quindi, e poi piano piano questa cosa si è, come dire, diffusa lentamente ma sempre più con maggiori soggetti verso altre aree che prima erano completamente abbandonate sotto questo aspetto, anzi per dire la verità sconosciute. Penso ai Monti Sicani per pensare a qualcosa a noi qui vicino. Una zona che si è salvata sotto certi aspetti, è rimasta intatta per come era 50-60 anni fa. Uno si domanda come mai è rimasta così. Probabilmente ha influito la nostra carenza infrastrutturale, cioè le strade brutte, schifose che abbiamo probabilmente hanno salvato sotto quell'aspetto, diciamo, il paesaggio. Ma oggi, diciamo, c'è una maggiore attenzione. Questo aspetto, io una volta ho fatto un viaggio bellissimo nelle zone diciamo delle crete senesi, no? Quindi San Quirico d'Orcia, Montalcino, e facevo queste colline in estate, che ero ospite di amici, e vedevo queste strade, alla fine tutte curve, però col fondo perfetto, e vedevo questi paesaggi e dicevo, ma perché loro non vogliono le strade quelle super veloci? Perché così la gente si vede il paesaggio, si ferma nel borgo, come lo chiamiamo adesso, ma diciamo nei paesi, si fermano, vanno a vedere i borghi, la parte storica, monumentale, poi si mangia benissimo in quelle zone e quindi niente da dire, questo è il paesaggio, insomma, poi c'è tutte le attività. E allora perché qui da noi questo non può funzionare? Può funzionare, come se può funzionare, però ci vuole chi porta i turisti
a capire cosa va a vedere. Ora negli ultimi anni questo fortunatamente sta crescendo, c'è anche, io mi ricordo, perché tu sai, è da 40 anni che giro, prima piace motivi, poi con la televisione, e ne ho visti passare tanti sindaci e tante discussioni e tante chiacchiere, però vedevo che prima, tanti anni fa, se tu parlavi di ambiente, parlavi di paesaggio, il paesaggio dobbiamo sempre interpretarlo in due modi: il paesaggio naturale, che è quello che la natura ha creato e noi, o per vari motivi si è concesso, e il paesaggio rurale, che è quello che l'uomo ha trasformato nel corso dei secoli, adattandolo alle esigenze, possono essere rurali, cioè agricole, oppure zootecniche, e sono due cose che combinate insieme funzionano meravigliosamente. E quindi questo aspetto molti amministratori non lo capivano quanto era importante, perché noi pensavamo al turismo, pensavamo che so ad altre cose, ma cos'era questo turismo? Cioè il turismo ha tante facce, non è che esiste un solo tipo di turismo. Quindi l'ambiente fortunatamente è ritornato un argomento importante oggi, e poi magari darò la parola agli altri, ha una doppia valenza, perché non solo tu fai conoscere le diversità naturali del nostro territorio, ma consenti anche attraverso questo di fare conoscere i paesi, di fare conoscere le produzioni. Preciso sempre, perché tu sai, Davide, che mi occupo anche di agricoltura, per cui ne ho sentite pure a migliaia di queste cose, più sempre lo sai. Non è che noi abbiamo i migliori prodotti agroalimentari del mondo. Cioè questa cosa la dobbiamo pure un pochettino togliere. Abbiamo una diversità di prodotti di nicchia, perché noi non siamo in condizione di produrre in grandissima quantità, quindi non c'è la nostra isola. Se vogliamo confrontarla, parliamo di olivicoltura, se vogliamo fare un confronto con la Spagna, che cos'è la Sicilia in confronto alla produzione olivicola? Niente, non conta niente di questo, però conta perché quello che produce è straordinario dal punto di vista dell'eccellenza, senza bisogno di grandissime cose scientifiche. Il territorio gioca un ruolo. E perché noi abbiamo anche una diversità varietale che non c'è, quindi bisognerebbe giocare meglio su queste cose. Dicevo, i prodotti, sì, i prodotti attirano. E come si attirano? Perché la gente quando esce, ognuno di noi quando andiamo anche in altri paesi, a noi piace mangiare, vedere cosa gli altri producono, così chi viene da noi, americani, tedeschi, vogliono vedere cosa si mangia e si può. I nostri prodotti sono diversi da quelli di loro, è chiaro che piacciono. Grazie Michele, interessante questa introduzione. Voglio coinvolgere l'architetto Mazzotta. Michele dice: improvvisamente abbiamo scoperto che i turisti venivano anche perché hanno scoperto che c'era questo patrimonio rurale, e i sindaci nemmeno se ne accorgevano. Insomma, condivido molto questa chiave di interpretazione. Oggi c'è più consapevolezza, giocoforza deve esserci, ma tutelare questo patrimonio è un po' complicato. Qual è la sua opinione su questo? La consapevolezza è sempre più presente ed è legata ad un processo indotto da attività di sensibilizzazione che sia mass media, sia le associazioni hanno prodotto nel tempo e che pian pianino hanno portato ad una maggiore sensibilità nei confronti di paesaggi, nei confronti di luoghi. Noi siamo architetti, ci occupiamo di costruzioni, ma ci occupiamo anche di pianificare, di organizzare, di leggere nel paesaggio, siamo paesaggisti e conservatori, quindi leggere nel paesaggio ciò che del paesaggio può essere valorizzato a fini turistici, a fini commerciali, a fini di conservazione. Noi siamo conservatori pure, quindi non dobbiamo mai dimenticarci come architetti questa funzione che è fondamentale di restauro anche del territorio. Restauro del territorio che viene a diventare qualcosa di fondamentale e importante laddove, come diceva lui, esiste un paesaggio naturale, esiste un paesaggio artificiale. Esistono solo paesaggi artificiali ormai, tranne che in Amazzonia, perché anche quelli che noi pensiamo essere paesaggi naturali sono comunque le nostre. No, secondo me non
naturale naturale, non ne abbiamo credo Amazzonia né in Sicilia né in Italia, però questa sensibilità che il pubblico ha nei confronti della bellezza naturale è sempre più presente ed è qualcosa che io leggo, ecco, mi vesto adesso di animatore del WWF. Quando organizziamo le escursioni, che sono sempre legate a delle azioni di Plastic Free, noi facciamo, come dire, facciamo l'utile e il dilettevole. Infatti, mentre facciamo l'ultima volta, siamo andati alla Gola del Lupo, che è un'anza del fiume Verdura, a metà strada, ovvero quando dovevamo tornare indietro, apro lo zainetto, tiro fuori i sacchietti di plastica, i guanti, i picciotti, cogliamo la munizia e ce la portiamo, e così abbiamo fatto. Quindi queste operazioni di sensibilizzazione, in quell'occasione avevamo anche persone che venivano da fuori, che erano venute, come dire, più per curiosità che non per conoscere il luogo, ma anche perché, come dire, fa molto trend attualmente partecipare a escursioni di associazioni ambientaliste, ma quelle sono azioni che servono a creare quella maggiore sensibilità, quella cultura che avanza e che ci porta oggi a poter dire che in un futuro tutti non fumeremo nei ristoranti e nemmanco nei cinema. Se io mi fermo a 30 anni fa, la legge del 75, ma diciamo 30 anni fa ancora si fumava nei ristoranti, era normale trovare uno che s'addumava la sigaretta, detta in norvegese. Oggi è inconcepibile. La cultura è qualcosa di lento, quieto, costante, che pian pianino deve insinuarsi, ma se ci sono diversi modi di vedere e di intendere cultura. Esiste la cultura del mare ed esiste la cultura di quello che noi riteniamo bene. Il meccanismo qual è stato, secondo il suo giudizio? Che siccome si è affermato il turismo naturalistico, allora noi ci siamo guardati intorno e abbiamo detto: beh, possiamo partecipare a questa, oppure al contrario, come credo che sia stato nella prima modalità, se posso dire. Allora, il turismo naturalistico ancora non esiste. Credo che siamo a zero, e d'altronde il turismo naturalistico non può essere associabile al turismo di massa, alle spiagge. Certo. È un turismo talmente di nicchia. Quello che c'è sono piccoli mosche bianche, come si può dire? Diciamo che alle associazioni ambientaliste non interessa il turismo naturalistico di massa. Quando noi alla riserva di Torre Salsa non è che siamo contenti quando vengono i turisti. No, ma infatti noi stiamo parlando di percorsi naturalistici. Perfetto. Nel momento in cui ci sono dei percorsi naturalistici, ma anche lì il percorso naturalistico rischia, se diventa di massa, di produrre più danni che dei beni, perché i beni economici poi pian pianino si annullano. Ricordiamoci che se noi andiamo in certi paesi che riteniamo incivili, se prendiamo una pietra dalla spiaggia o una conchiglia, la mettiamo in valigia, ce la sequestrano. Questo in Sicilia o in Italia non esiste, ma proprio non ce l'abbiamo. Il problema è culturale. Nella mentalità è culturale ed è strutturale ed è anche di governo, perché la cultura poi viene governata. Tornerò a vedere tra poco. Professoressa Migliore, intanto posso chiederle di chiarirci, chiedo scusa, la sua materia, insomma, in che cosa consiste? Io l'ho pronunciato, spero. Consumer behavior, in particolare mi occupo del comportamento del consumatore nei mercati agroalimentari. Perfetto. E turistici. Qual è la sua opinione sull'argomento della nostra discussione, sì, e anche sulle cose che i primi due relatori hanno dato come spunti, secondo me, molto significativi? Assolutamente, sono anche d'accordo con il signor Termine, ecco, appunto quando metteva in evidenza effettivamente abbiamo diverse forme di turismo. E ogni forma di turismo ovviamente è un'espressione di diversi territori e delle risorse presenti all'interno di quel territorio. Ovviamente noi immaginiamo il turismo e lo vediamo come il turismo di massa, no? Quello delle principali mete balneari piuttosto che montane e così via.
Tuttavia ci sono altre forme di turismo, una in particolare che abbraccia anche le forme, diciamo, dei paesaggi, comunque delle ricchezze naturalistiche, e che i nostri territori lo possono esprimere assolutamente bene, che è il turismo enogastronomico, che è un fenomeno che tra l'altro è in forte ascesa. Negli ultimi 10 anni proprio c'è stato un raddoppio dei turisti enogastronomici, riferendoci proprio per dire ai dati pre-pandemia, no? Perché comunque non ci sono dati, diciamo, fermi, e con il periodo pandemia, anche perché sappiamo benissimo che comunque ha debilitato, ha creato, insomma, una serie di barriere. Però diciamo che è un turismo che è in forte crescita e che interessa peraltro un italiano su quattro, quindi significa che un italiano su quattro, un italiano che ovviamente pratica l'attività turistica, no? Quindi esperienza ogni anno, diciamo, delle attività appunto di viaggio presso delle mete turistiche, e un italiano su quattro si orienta verso il turismo non gastronomico, che quindi già inizia a essere di interesse, diciamo, abbastanza importante. Ma peraltro un dato ancora più importante è legato anche alle presenze turistiche straniere, che peraltro è abbastanza importante. È un turismo che peraltro muove circa 12 miliardi, ecco, questo rispetto agli ultimi dati disponibili, cioè 12 miliardi di euro, quindi comunque è abbastanza, è un fenomeno comunque che già produce ricchezza, contribuisce fondamentalmente anche, diciamo, al nostro PIL, questo è riferito al dato italiano. E ogni turista è in grado di spendere ovviamente nei territori. Il turismo enogastronomico peraltro è una particolarità, cioè un turismo particolare che è, diciamo, espressione dei territori, espressione dei luoghi, ma espressione di quello che i luoghi ci danno, che i luoghi presentano, quindi non solo enogastronomia, quindi immaginiamo che il turista arriva per mangiare, per cibarsi, comunque per provare nuove esperienze culinarie, ecco, in altri territori. Ma è anche un turismo che ha bisogno di vedere e esprimere quello che il territorio offre. E in questo sicuramente la sostenibilità, quindi l'elemento sostenibilità, gli elementi, quello che diciamo noi, c'è, cioè, per esempio anche il percorso naturalistico, entra perfettamente, diciamo, nell'ambito di questa forma di turismo. Ma la sensazione è che ancora si sta sfruttando poco questa possibilità del percorso naturalistico nell'ambito dello sviluppo dell'enogastronomia? Indubbiamente va potenziato, perché il turismo, il turista che arriva in un determinato territorio non si ferma solamente dietro la tavola, seduto al tavolo a mangiare, ha bisogno anche di osservare, di conoscere quel territorio, tutto quello che esprime l'identità di quei luoghi. Il turista è assolutamente interessato e sicuramente vanno messi a sistema, vanno messi in rete e comunque, diciamo, presentati e resi accessibile al turista. Anche lì il discorso delle strade, bisogna anche avere delle strade che lo consentano, anche perché non tutti i turisti hanno, turisti non gastronomici si muovono, sicuramente anche molti si muovono in macchina, non hanno tutti le fuoristrade, non hanno a disposizione, quindi anche nell'idea, nell'interesse di viaggiare, di vedere nuovi posti, ovviamente c'è anche quello di rendere, ecco, i percorsi accessibili. Però lei, voglio chiedere alla dottoressa Cannizzaro, la ringrazio per cedere il microfono. Dottoressa Cannizzaro, credo di aver capito che c'è una specie di prateria dal punto di vista economico lo sfruttamento di questi percorsi naturalistici per valorizzare ancora di più il turismo enogastronomico. Ecco, come la vede lei? È una chiave di interpretazione corretta? In che modo si può fare? Cioè, si può lavorare molto. Lei dice una parola che mi interessa moltissimo, che è valorizzazione. Rispetto alla grande patrimonio poc'anzi, ho ascoltato con molto piacere anche il seminario precedente a questo, e si parlava di biodiversità legata all'agricoltura, ma anche quindi ai paesaggi rurali. Questa biodiversità deriva dal fatto che c'è una biodiversità geologica, naturalistica, ambientale in genere, e quindi questo patrimonio che poi l'uomo ha saputo sfruttare, tra virgolette, deriva proprio dal fatto che la risorsa ambientale è assolutamente importante, variegata, è veramente uno scrigno pieno di tante opportunità.
opportunità poi per il territorio e quindi per i cittadini che ci abitano. Tutto sta nel capire come noi vogliamo valorizzare questo patrimonio, perché per fortuna l'abbiamo protetto, un po' per quello che diceva Michele Termine, perché in quest'area, ma non tanto Sciacca quanto anche il territorio di Sciacca, ma la parte interna fino ad arrivare alle montagne dell'Agrigentino, essendo zone marginali dal punto di vista della viabilità, delle attività produttive, anche quello che c'è è rimasto affidato ai custodi, che sono i cittadini. Secondo me questo senso del custode dovremmo, secondo me, rivalutarlo, perché quando noi portiamo economia, quando noi portiamo turismo, ma nel senso più nobile della parola e più sostenibile della parola, attento al preservare le risorse esistenti, allora forse noi facciamo di quei cittadini veramente non più coloro che subiscono il fatto di stare in aree marginali, il fatto di stare in zone in cui, come Sciacca, c'è un immenso patrimonio per esempio legato alle attività balneari l'estate, e poi c'è l'atavico problema della destagionalizzazione. Ecco, quel tipo di risorse, le risorse naturalistiche ed enogastronomiche, non hanno una stagionalità, sono sempre lì pronte a essere utilizzate, ma secondo me, fin tanto che noi formiamo ed educhiamo la popolazione a concepirle come risorse, perché a volte questo non è chiaro, perché noi abbiamo impostato tutto, e parlo da, sono un ecologo forestale, quindi ambientalista per definizione, e l'abbiamo protetto anche con le norme. Voi qui avete la riserva naturale di Montegronio, che è anche una ZSC, probabilmente le gole della Tartara si avvieranno a diventare geosito, e quindi c'è un alto livello di protezione in tutta la nostra regione, in tutta Italia, eccetera. Però relegarle al solo fatto di conservazione di habitat, che per una che si occupa di queste cose è già, diciamo, il massimo, senza che però noi rendiamo partecipi le popolazioni che vivono in quei luoghi e che possono direttamente interessarsi, fare economie nel giusto modo, nel senso sostenibile, anche farsi custodi. Dicevamo, il dottore Di Mino parlava di incendi, un problema che conosciamo. Quando un cittadino non sente che quella è una sua proprietà, che deve difendere, da cui forse dipende il suo futuro, specialmente la parte giovanile della nostra popolazione, e come? Oggi gli strumenti, poco fa parlavo anche due minuti prima che iniziasse il seminario con l'assessore, gli strumenti, se per strumenti intendiamo i finanziamenti, ce ne sono tanti strumenti, ultimo ma non solo tutta quella dotazione economica che ci dà il PNRR, anche sugli aspetti di turismo, di valorizzazione culturale in genere. La conoscenza delle risorse ci sono, la risorsa c'è, allora che cosa manca? Forse manca proprio la consapevolezza di voler fare, in una parola secondo me, turismo culturale, cioè mettere assieme, ma con un progetto condiviso con le popolazioni, gli aspetti naturalistici, ambientali in genere, gli aspetti enogastronomici, gli aspetti della ruralità, che è proprio grazie alla ruralità che noi adesso abbiamo la gola della Tardara, nel pieno della valle del fiume Carboi, di quell'eccellenza anche agricola che è la valle del Carboi e l'intero territorio di Sciacca e di questa parte dell'Agrigentino come di tante altre. Tutto questo deve essere messo a sistema, messo in rete, e secondo me abbiamo già perso tempo, perché la domanda c'è. Io qua vedo Paolo Vetrano, ma potrei portare esempi di altre guide naturalistiche, di altri che giornalmente si occupano di percorsi naturalistici abbinati a quello che a noi piace chiamare turismo esperienziale, cioè il racconto, e poi chiudo, il racconto di quello, delle risorse tante per fortuna che noi abbiamo, ci ha convinto ormai che realmente la domanda c'è, spesso tante volte più dall'estero che magari locale o comunque di piano nazionale, e noi ancora però non abbiamo diffuso questa nostra identità di larga, di area, che comprenda tutte queste grandi risorse. Grazie dottoressa, interessante, perché lei ci fa capire, chiedo al dottor, al professor Domina di intervenire in tal senso, poi lei dirà quello che pensa anche del patrimonio che abbiamo.
Però qui c'è un ritardo culturale evidentemente, perché se manca la consapevolezza vuol dire che è necessario affermarla in qualche maniera, conquistarla. Qual è la sua opinione su questo ritardo culturale? È un problema antropologico oppure abbiamo la possibilità di recuperare il terreno che purtroppo abbiamo perso e che nel frattempo il turismo enogastronomico, anche basato sulla valorizzazione dei percorsi naturalistici, dalle altre parti sta andando insomma abbastanza bene? Qual è la sua opinione? Quanti di noi hanno avuto la possibilità per esempio di andare a Creta hanno visto che oltre il mare ci sono tutte queste gole che vengono visitate sistematicamente, ci sono più di 15-20 gole, ognuna col proprio percorso, con il box informativo e la possibilità di farsi la passeggiata. Noi abbiamo abbandonato la parte sia della campagna sia della natura per spostarci, diciamo, nelle città e abbiamo lasciato i medi incretati, come si dicono, il più lontano possibile da noi. Anche quelli che provenivano come origine culturale dalla campagna, molti se ne sono voluti distaccare, considerandola una cosa un po' vergognosa. Invece, per esempio, queste gole della Tardana, che sono a pochi chilometri dalla città, vicino alla strada, quindi pure facilmente accessibili, anche chiedendo al bus di linea di istituire una fermata su richiesta, potrebbero essere visitate dalle scolaresche, potrebbero essere visitate dai turisti che non hanno macchina ma anche se sono solo a piedi. Sono 2 chilometri di percorso con delle pareti di 200 metri e non è proprio un poco semplicistico dire non abbiamo più cose naturali in Sicilia, tutto è stato modificato. Le pareti delle calcare, soprattutto comunque le pareti delle montagne, sono rimaste quanto di più vicino alla naturalità che abbiamo conservato. I boschi ovviamente sono stati usati fino alla seconda guerra mondiale, sono stati utilizzati, le aree agricole sono state utilizzate da tempo immemore. Dove l'uomo non ha potuto trovare un ricavo economico sono proprio le pareti, e proprio queste pareti ospitano quanto è rimasto di naturale in tutto il Mediterraneo, e queste vanno valorizzate, prima conosciute, perché una cosa che non si conosce non si può valorizzare. È un pezzo di parete dove posso andare a scaricare gli sfabbricidi che non mi interessa di notte per non farmi vedere, e invece facendo conoscere alla gente che sono delle aree che meritano di essere conosciute, di essere visitate, portandoli sia da bambini le persone a conoscere queste aree, allora sì che poi posso dire al turista non ti fare soltanto la mezza giornata al mare, ma resta qua più giorni, visita tutto quello che il territorio ti può offrire, andando sopra verso Montecronio, salendo ancora di più verso quello che possono ospitare i Sicani, le gole della Tardara. Proprio nelle gole della Tardara sono state descritte 2 piante endemiche. Endemico vuol dire esclusivo di, cioè, una centaurea, un fiordaliso e una brassica, parente del broccolo coltivato. Importante anche perché può essere una fonte di patrimonio genetico da utilizzare per il miglioramento dei broccoli. Anziché utilizzare pesticidi per controllare le malattie del broccolo, si può verificare se vi sono dei geni di resistenza nelle popolazioni naturali da impiegare per migliorare il broccolo e quindi richiedere meno input dal punto di vista sia agronomico, sia delle lavorazioni che dei prodotti che ci si mettono. Tutto ovviamente se non si conosce non si può conservare, quindi parte tutto da lì, e da questo possiamo vedere che cosa fare. Non è difficile. E sono notizie che possono attrarre anche il visitatore, no? La curiosità, per esempio, di vedere c'è questo fiordaliso che cresce solo là. Non avevo minimamente consapevolezza di questa notizia, per dire. Dico, sono cose che possono essere attrattive anche per chi viene. Attraente. Sì, ed è tra virgolette pure comoda la valorizzazione. Immaginare un percorso, immaginare, non è un grande dispendio crearlo, è un interesse però poi mantenerlo. Perché se creo la cosa e poi finisce abbandonata là all'udibrio di tutti dopo un paio d'anni e non abbiamo concluso niente, mantenere una cosa che costa poco creare ma poi va mantenuto può essere un volano poi di sviluppo per il territorio. Questo insieme a tante altre cose puntuali, ovviamente non una singola realtà, ma ci sono, quindi vanno solo valorizzate. Grazie professore. Dottore Di Mino, questo il professore ci fa capire che la multifunzionalità è la strada maestra.
Però le volevo chiedere questo, come, ricollegandomi con quello che diceva Michele prima, non sono passati molti anni da quando la Regione ha fatto un censimento di beni naturalistici, no? Di percorsi naturalistici, insomma è stato fatto da relativamente poco, quanti sono? 20 anni? 25, sì, una ventina d'anni? Più o meno, sì. Ecco, questo evidentemente adesso c'è un repertorio, no? Si può dire questo, c'è la possibilità di conoscere, di valorizzare meglio. Ecco, da questo punto di vista che cosa, qual è il suo contributo alla discussione? Ma guarda, Massimo, io volevo fare una riflessione partendo da quello che ha scritto il nostro conterraneo poeta Gesualdo Bufalini. Dice: la Sicilia non è una, sono tante, anzi sono infinite, non finisci mai di contarle. Questo testimoniare un po' quello che abbiamo detto tutti sulla grande variabilità, sulla grande biodiversità. Le specie endemiche trovate proprio sono l'emblema di quello che diciamo. E, insomma, la Sicilia è bella e purtroppo nel passato non siamo stati bravi a custodire questa bellezza, anzi nemmeno siamo stati bravi a valorizzarla. Quindi c'è una grande prateria di fronte per cercare di valorizzare questa bellezza che è il minimo comune denominatore per poter accogliere le persone, i turisti, cioè costruire un'offerta turistica. Certo, parlare di sciacca singolarmente è troppo riduttivo, credo, parlare del singolo percorso, ma certamente noi abbiamo la Valle dei Templi, che è un grandissimo attrattore, unico al mondo, noi abbiamo le terme e la zona archeologica, il parco archeologico di Selinunte, abbiamo Palermo vicina, abbiamo soprattutto il vino e il cibo, che sono dei grandi strumenti per poter fare venire le persone. E se diamo uno sguardo a uno scenario, diciamo, economico, sappiamo purtroppo come la forbice tra la povertà e la ricchezza si abbia sempre, per cui c'è tantissima gente che ha voglia di spendere tanti soldi e noi dobbiamo attrarre queste persone, dobbiamo captare queste persone. E come dire, il resort del Roccoforte ci sta dando un insegnamento, come ci siano delle persone che non paghino a spese pur di trascorrere in serenità, godendosi le bellezze naturali e il buon mangiare, pagando senza problemi. Quindi tutto questo però ci vede impreparatissimi, io direi. Bisogna orientare, chi deve, in qualche modo deve gestire questa situazione. Dov'è la formazione delle nostre guide? Una guida per accompagnare un arabo piuttosto che uno statunitense, piuttosto che un cinese, deve conoscere le lingue, deve conoscere le lingue e deve conoscere per bene, anzi per benissimo, la nostra storia, la nostra cultura, la nostra civiltà, perché va raccontata adeguatamente. Queste sono persone molto colte che hanno bisogno di risposte adeguate. Quindi capiamo bene che, come dire, iniziamo a farci questo quadro, a stabilire cosa vogliamo fare. Se vogliamo sfruttare il turismo balneare piuttosto che il turismo anche naturalistico con le scoraleste, con le esperienze, che è una cosa limitata. Se noi invece vogliamo sfruttare per bene una parte del nostro territorio, riservato magari a certi luoghi che sono di livello qualitativo notevole in termini di ospitalità, per attrarre questa domanda di turismo, io credo che lì ci possano essere delle attività imprenditoriali che possano formarsi, crescere, svilupparsi ed affermarsi. Certamente non possiamo dire, lo possiamo dire una sola volta, che il camion si è ribaltato e i rifiuti all'angolo sono questo, il camion che si è ribaltato. Quindi capite bene che ci vuole un gioco di squadra. I comuni dobbiamo rendere pulita i nostri luoghi, le nostre strade periferiche, le infrastrutture, i servizi devono essere migliorati. Quindi è un lavoro abbastanza lungo, ma va iniziato con grande acume. La dottoressa diceva c'è il PNRR per fare questo, ed è vero, ma noi però, come dire, cerchiamo di fare le cose con molta calma. PNRR sappiamo che ha anche una scadenza. Appunto, non vedo un grande attivismo, un grande fervore rispetto a questo. Ma lei auspica un orientamento, e chi potrebbe farlo? Al di là degli auspici. Ma se gli imprenditori locali sono incapaci, speriamo che arrivino di fuori, io questo dico. Certamente noi abbiamo la priorità assoluta per poterlo fare, però bisogna scommettere. L'imprenditoria è fatta di rischio,
però è fatta anche di ragione, nel senso che ragionevolmente è un qualcosa che riesce, e Roccoforte l'ha dimostrato. Ci sono persone che spendono 2000 euro, due persone, per andare a vedere dal pastore come si fa la mungitura delle pecore e come si crea la ricotta e il formaggio. Di che cosa parliamo? Cioè, questa è realtà, questa è realtà. La stessa cosa vale per le visite in cantina, per la raccolta delle olive, per la vendemmia sul posto. Quindi costruiamo un turismo di qualità, però partiamo dalla scuola. La guida deve sapere, non può balbettare di fronte al turista che chiede. Lei ci sta dicendo che l'imprenditore deve credere in questa prospettiva, investire, spendersi, che poi gli strumenti per aiutarlo ci sono, possiamo dirlo? Certamente che ci sono, gli strumenti ci sono, c'è una barca di soldi che non riusciamo a spendere, sono dati di fatto. Dopodiché io in regione mi occupo di agriturismo, ma lì diciamo è un livello medio ormai consolidato. L'agriturismo è qualcosa di diverso, andiamo a trascorrere una settimana piuttosto che andiamo a pranzo a goderci un qualcosa di importante, ma non è una fetta, ecco, di mercato, non è tutto il turismo. Vediamo il professore Domina cosa ne pensa. È giusto che l'offerta sia differenziata, chi ha le possibilità e il piacere di andare nelle strutture di un certo livello è giusto offrirgli anche a lui questa opportunità, senza però cercare di fare tutti mega strutture, perché dobbiamo pensare un po' a tutti. Non è interesse, penso, di nessuno avere migliaia di persone del turismo mordi e fuggi che arrivano, lasciano le cartacce e la sera se ne rientrano. Però per esempio la Valle dei Templi, che è stata citata, che è un'unità unica cosa mondiale, il turista viene portato col bus, si fa il giro la mattina, tutto al più il pranzo, e il pomeriggio si ritorna, e quindi non hanno nessun vantaggio le popolazioni locali di questo passaggio. Come nelle piccole isole arrivano le barche, si fanno il giro e un'ora dopo migliaia di turisti se ne sono andati, lasciando tutto quello che devono lasciare. Quindi è proprio la concezione di turismo che deve essere modificata nell'immaginario. Certo, quindi non è che c'è soltanto l'elite e la massa, si può anche vedere tutte le varie sfumature, di declinarle e per dare uno sviluppo, per far rimanere la gente sul proprio territorio. Non ha senso che tutti sono costretti a trasferirsi al nord o nelle grandi città e lasciare i territori abbandonati, che poi finiscono per non svolgere più nessuna funzione. Il contadino è il primo conservatore dell'ambiente, che sistemando i muretti a secco, sistemando i drenaggi e così via. Se le campagne vengono abbandonate, il territorio, e poi succedono le frane, succedono gli smottamenti, che tutti sono, diciamo, dal telegiornale. Centro dell'attenzione, certo. Quindi dare la possibilità alla gente di vivere dignitosamente nel proprio territorio, anche utilizzando il turismo. Dottoressa Cannizzaro, mi collego a quello che diceva il dottore Di Mino, non è che si può poi rimanere circoscritti nel perimetro comunale territoriale ancorché pregiato, per esempio, non è che uno, per esempio, che fa un investimento a Sciacca cercando di sfruttare anche percorsi naturalistici, è ovvio che deve puntare anche sulla possibilità di far fruire il proprio ospite delle bellezze che ci sono anche al di là del perimetro comunale. Ma rispetto a questo problema della concezione, qui bisogna che qualcuno cominci a dire: voglio investire, voglio provare a fare questo lavoro. Ecco, questo per ora manca in buona sostanza. Qual è la sua opinione? Ma guardi, io le devo raccontare un episodio. Prego. Però prima rispondo direttamente alla sua domanda con un'osservazione che ha fatto poco fa il dottor Edimino, e cioè il GAL. Il GAL Sicani, io vengo da Bivona. Il GAL Sicani, per esempio, speriamo a Galsicani, si muove in questa direzione, cioè supporre, come gli altri, no? Voglio dire, voi siete anche diciamo, confinanti con l'altro GAL Valle del Belice, dico, hanno proprio questa funzione assieme a supportare l'azione locale e l'imprenditoria, specialmente l'agricoltura, ma l'aspetto di creazione di supporto tra le amministrazioni pubbliche, quindi i comuni, e l'imprenditoria sui temi legati al turismo, all'agricoltura, quindi a tutto quello di cui stiamo, quindi
già questo muoversi con un'entità sovracomunale che ha rapporti diretti con gli uffici regionali. Lei sta rispondendo alla mia sollecitazione precedente, chi può fare orientamento? Esatto. Il GAL potrebbe farlo. È uno dei soggetti. Ci dà una indicazione di massimo. Ma l'episodio che le volevo raccontare, su cui ho molto riflettuto venendo qua da Bimona, risale a 20 anni fa. 20 anni fa sono stata invitata, perché facevo già parte col mio gruppo di lavoro dell'università, quindi col professore Massa, che tra l'altro mi saluta, è già professore ordinario di zoologia al Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari. Assieme a lui fui invitata qua a Sciacca e l'argomento era la richiesta, l'eventualità che Sciacca potesse entrare nel progetto su cui in quel momento stavamo lavorando, sollecitare la regione per la creazione del parco dei Monti Sicani, e credevamo tutti che anche Sciacca, a parte l'area montana dei Sicani, anche Sciacca dal punto di vista ambientalistico, culturale, di mille motivazioni, potesse afferire a questo progetto di valorizzazione delle risorse e di protezione delle risorse ambientali che era in quell'epoca che consideravamo fosse il Parco dei Monti Sicani. Purtroppo quel progetto si è arenato, quindi Sciacca non ha fatto neanche in tempo a voler aderire, perché si è arenato più volte, non mi dilungo su questo, però mi sembra curioso che dopo 20 anni noi ancora ci interroghiamo del fare rete, del creare un organismo sovrastante i comuni, che possa comunque sollecitarci tutti verso un'unica direzione. Quindi significa che noi abbiamo perso troppo tempo e le occasioni poi è vero che si ripresentano, ma a un certo punto finiscono, e secondo me noi veramente dobbiamo ai nostri ragazzi, poco fa c'era un mio collega dell'Amatovetrano, scuola d'eccellenza, si parla di formazione, noi dobbiamo ai nostri ragazzi tracciare una direzione che non cambi continuamente, che sia, che porti realisticamente a una concretezza, altrimenti veramente abbiamo fallito come da un punto di vista proprio sociale. È stata chiarissima. Professoressa Migliore, qual è la sua opinione? Sì, no, io in realtà mi volevo anche collegare con il ragionamento che aveva fatto il dottore Di Mino, giusto? Allora, bisogna capire noi, cioè, che tipo di turismo di fatto vogliamo, no? Perché c'è da tenere anche in considerazione Roccoforte, sicuramente il turista è ampiamente disponibile a spendere dei soldi, però la bottiglia d'olio di 12-15 euro difficilmente la compra, la bottiglia di vino da 10 euro, 15 euro difficilmente la compra. Che capacità di prodotti, sicuramente di eccellente qualità, la nostra produzione lo sappiamo benissimo che sappiamo fare ottima qualità, però probabilmente siamo su delle fasce, ci proponiamo a delle fasce della popolazione con un reddito medio-alto, e questo è di fatto il turista enogastronomico. Mediamente spende, l'italiano parliamo, mediamente spende per ogni viaggio, escludendo ovviamente pernottamento, ma spende nei territori ogni turista roba di 160 euro, quindi lascia attraverso l'acquisto appunto della bottiglia di olio piuttosto che della bottiglia di vino. Quindi io, più che magari alzare troppo il livello e non essere capace magari di soddisfare in pieno i bisogni del turista che spende molti soldi, che va a Roccoforte, ok? E allora probabilmente, non lo so, strategicamente opterei per provare ad animare, a valorizzare quello che abbiamo e cercare di attrarre quante più turisti enogastronomici possibili, perché Sciacca ha tantissime eccellenze, è un olio di ottimissima qualità, fa anche dei buoni vini, ci sono altre produzioni agroalimentari importanti, il pesce di Sciacca è conosciuto ovunque. Bene, allora probabilmente vanno valorizzate queste cose, cercare di attrarre un turista colto, ma medio, con un reddito medio alto, non altissimo probabilmente. Quindi questo è il mio punto di vista, diciamo. Certo. Architetto Mazzotti. Sì,
prima mi veniva in mente la Scala dei Turchi, che è un'altra bella storia. Come? Sicuramente noi siamo pieni di percorsi naturalistici possibili, percorsi naturalistici percorribili, percorsi naturalistici che possono entrare in una funzione di carattere turistico senza quell'impatto ambientale di cui parlavamo prima, della sostenibilità del territorio rispetto a... perché ne abbiamo talmente tante di possibili offerte da poterci pure permettere di sognare che tutte queste possibili offerte possano essere in qualche modo essere vendute ad un turismo che è di là da venire, perché è un turismo che noi non abbiamo, perché dalle nostre parti non esiste ancora un turismo diffuso. Abbiamo molto turismo di rientro, ci sono molti nostri emigrati che rientrano, ci sono per fortuna su Sciacca, abbiamo Mangia, abbiamo queste strutture che quantomeno di fianco ci arrivano. Il turismo enogastronomico da noi non esiste. Questo per dirvi come a volte noi stessi non possediamo capacità di riconoscere la bellezza delle nostre peculiarità, delle nostre specificità, e non ce le sappiamo vendere al meglio. Allora Michele, tu hai aperto, a te l'onere della conclusione. Ascolta, io vorrei che ci capissimo. Il problema ambientale in Sicilia è un problema che ci trasciniamo da troppi anni, con situazione allucinante. Cioè, tu pensa che la Regione Sicilia ha istituito nel 1980 con la riserva dello Zico e poi i parchi, ma tu 30 anni dopo vedi come sono gestiti i parchi siciliani o le riserve naturali della Sicilia? Con poco personale, gestiti malissimo, con disastri che sono stati creati, penso alle Madonie, con un eccesso di daini e cinghiali, no, cinghiali neanche, queste, sì, cinghiali che sono poi dei cinghiali un po' mischiati, cioè che con poca attenzione a una vera valorizzazione. Dall'altro lato invece, da questa manca, tu pensa, lo diceva Angela, cioè la Regione Sicilia per la prima volta sul suggerimento degli amministratori locali, quindi stavolta non c'era, come è successo sui Nepoli, una posizione contraria all'istituzione del parco, ma qui invece era una situazione a contrario, cioè nel senso che non favorevole all'istituzione del parco di Montesicani, per ben tre volte la Regione Sicilia si fa bocciare dal Consiglio di Amministrazione regionale, il amministrativo si fa bocciare il parco, che poteva essere un'occasione intanto di immagine per quella comunità che si richiama ai Montesicani. Poi che cosa è successo? Quindi da questo punto di vista la Regione non è che funzioni poi tanto bene da questo, sotto questo aspetto. Limite enorme. Se tu pensi come funzionano i parchi, faccio un esempio in America, cioè, c'è di impazzire, come fanno gli americani o i tedeschi che hanno dei parchi naturali e fanno business e noi non siamo capaci di fare. L'unico parco in Sicilia, anzi l'unico che riserva, dove si paga per entrare è lo Zingaro, il resto è lasciato all'abbandono. Io che cammino assieme ad altri in giro per le nostre montagne, non solo quelle, cioè il totale stato di abbandono. Basta vedere come è ridotta l'azienda forestale, e questa azienda forestale ma non esiste più, sono ridotte dal punto di vista anche numerico, oltre che dell'impegno finanziario. Io mi ricordo, faccio sempre un esempio, quando il direttore dell'azienda forestale di Valle era il dottore Colletti, te ne andavi in giro, si facevano progetti, strade nuove, segnaletica, si risistemavano. Adesso tutto abbandonato, tutto distrutto, da incendi o da abbandono, da... cioè una cosa impossibile. Non ci sono servizi. Ci fu un momento in cui la Regione affidò a PANNE, non so se ti ricordi, Giuseppe, che era un'associazione che si doveva occupare di offrire servizi ai turisti che arrivavano, diciamo, dentro queste aree di riserva. Loro avevano fatto le guide. Durò un anno, due anni questo affidamento, scomparso. Cosa c'è invece al contrario? Ci sono una miriade di associazioni,
di guide che ora se ne sfornano magari anche troppo, tutte guide. Cioè, due associazioni fanno continuamente ogni anno 30 nuovi escursionisti. Ora l'escursionista è con la guida, è colui che ci lavora a tempo pieno, è un mestiere. Ma se tu lo fai una volta ogni tanto, che guida, cioè non è che tu puoi fare un corso o uno che lo fa una volta ogni tanto, perché poi io lo faccio lo stesso una volta ogni tanto, quindi che cosa è che... Ma chi lo fa di mestiere, perché poi si deve versare i contributi, paga l'IVA, paga tutto, ha un senso che tu... È un sistema, puoi... un sistema che va organizzato. Cioè, qui siccome siamo nella totale anarchia, quindi tu hai una miriade di associazioni che però cosa c'è di positivo? Che rispetto a prima, Angelo te lo può dire questo perché lei ha diretto, non l'ha detto, ma tanti anni fa dirigeva il CEA Sicari, che faceva attività di educazione ambientale nella sua zona. Non l'ha voluto dire, ma nella sua zona, grazie anche a lei, hanno lavorato per far diventare Geosito Mondiale un luogo che si trova solo nella zona di Bivona, che è il Pizzo Mondello. Ora, e poi cosa è successo? Che in quegli anni, quando io ho iniziato a fare Argos, quindi ti parlo di 24 anni fa, io in giro quando andavo, non è che vedevo tante guide escursioniste o tante associazioni che facevano. Le uniche che io, le uniche escursioni che avevo fatto precedente ad Argos erano con le gambette, con Mimmo Rizzuto, che noi ogni tanto organizzavamo delle escursioni e ce ne andavamo. Neanche i WWF li facevo in quel momento. La rovina delle associazioni ambientaliste rispetto al loro mission che avevano all'inizio, che era quello che tutelavano, cercavano, valorizzavano, fu quando gli hanno dato la gestione delle riserve. Quel momento in poi, muti e silenzio, perché altrimenti c'era il rischio, come in effetti è avvenuto, perché mentre prima la regione dava alle associazioni, enti gestori di riserva, i soldi per fare che cosa? Ricerca scientifica. Quanti libri sono stati pubblicati? Quante ricerche sono state fatte? Quanti libri? Oggi niente. Tesi di laurea. Oggi niente, non c'è più niente, c'è il deserto totale. Allora, Michele ci dice che il sistema va riorganizzato. Queste associazioni o queste guide hanno un pregio rispetto al difetto della regione, che portano la gente nel territorio e lo fanno conoscere attraverso i suoi aspetti naturalistici, tipo come fa Paolo, che ha il vantaggio di avere un bellissimo paese da far vedere sotto l'aspetto storico, paesaggistico, come fanno altri in altri paesi. E poi c'è il territorio che è bello da vedere. Io con Francesco di che cosa abbiamo parlato e su questo voglio concludere. Sciacca. Ma Sciacca le bellezze naturaliste che ce le ha anche. Io una volta ho avuto una lite feroce con Di Marca, che era il responsabile delle riserve e legambiente, quando gli disse a una audizione per il parco dei Monti Sicani: voi avete fatto una scelta sbagliata, perché i Monti Sicani sono un'unica unità geologica. No, tu metti solo alcune cose perché a te ti faceva comodo e tieni, ad esempio, fuori Cartabellotta, fuori Sciacca, da questo punto. Quando noi facciamo parte della stessa, geologicamente della stessa cosa, anzi, qua ci sono alcuni aspetti, in altre parti ci sono altri aspetti. Cosa abbiamo noi? Noi abbiamo Montenorio, che è l'unico posto che abbiamo tutelato attraverso una riserva integrale, è l'unica riserva integrale esistente in provincia di Agrigento. Perché integrale? Perché lì non si dovrebbe fare assolutamente niente, perché bisogna salvaguardare le stufe, il sistema vaporoso, ecco, delle stufe. E abbiamo la Gola della Tartara, ma abbiamo anche le montagne che ci facciamo confine con Zambuga e con Cartabellotta, che sono luoghi dal punto di vista naturalistico molto interessanti. Perché gli dicevo della Gola? Perché questo posto in Sicilia non esiste, esiste solo qua. Sì, nella provincia di Siracusa ci sono le bellissime cave, bellissime, non c'è niente da dire, ma non sono uguali a quelle. Si deve sfruttare quest'unico. Allora, cosa si può fare? Certo, non è che tu lì dentro, come è combinata adesso la situazione, rispetto a quando ci andavo io le primissime volte, che si poteva percorrere con molta facilità e in sicurezza quasi. Oggi non si ci può andare più, perché da quando è che la forestale non se ne occupa più, ovviamente la natura ha preso il suo piede. E allora cosa si può fare? Lui domani annuncerà questo progetto,
che si vuole fare in collaborazione, perché lo deve fare con gli enti, con l'università, che a suo tempo qualcuno aveva fatto delle ricerche sul campo botanico all'interno, ma c'è l'aspetto speleologico, c'è l'aspetto geologico, cioè ci sono tante cose che noi possiamo mettere in rilievo, che io quando parlo di Vola non intendo solo il tratto attraversato dal fiume, ma parlo di tutta l'area, che è molto interessante anche sotto l'aspetto carsico, speleologico. Quindi abbiamo delle cose che bisogna, siccome Sciacca vive di mare e pensa solo al mare, si è dimenticato che dietro c'è pure le montagne, c'è Monte Natore, per fare un esempio, un'altra chicca che è anche non solo geologica ma è paesaggistica, ma è anche archeologica, eppure non è sfruttata. Grazie Michele, grazie a tutti per aver partecipato a questo dibattito. Grazie.